tutti per l'appunto in questo nuovo travel vlog. Oggi è sabato 5 febbraio 2022, il clima è più che clemente e si sta divinamente. Allora, io e il mio gentil consorte abbiamo deciso di regalarci un weekend fuori porta e per l'appunto siamo venuti a Valeggio sul Mincio, località Il Borghetto. Abbiamo anche prenotato un bed and breakfast veramente super carino ed è una chicca. Ovviamente dopo proseguirò anche con il room tour e ovviamente non perdetevelo. La giornata per l'appunto è stupenda. Valeggio sul Mincio si trova in provincia di Verona e appunto dietro di me abbiamo il Mincio. Ma ora proseguiamo con il giro. Ma quanto è bella questa stanza, si chiama La Pala e per di più la stanza dà direttamente sul Mincio, difatti c'è qui la finestra, quando apri, cioè hai uno spettacolo praticamente, ma è uno spettacolo questo posto qua, va là, va là. E per l'appunto era già da un bel pezzo che saremmo voluti a dormire in questo B&B e ha delle stanze super bellissime e iper romantiche. Poi il mio gentil consorte mi ha fatto anche la little surprise, ok? La rosa rossa con tutte le candeline, c'è tutta anche l'aria sprofumosa dentro nella stanza. Per l'appunto prima vi ho fatto un mini room tour giusto per farvi una visuale a 360 gradi, ma ora la guardiamo nello specifico. Abbiamo la porta d'ingresso. Qui in parte abbiamo anche proprio la ruota, il mulino, abbiamo il nostro tavolino con la rosa e le candele, le sedie in pelle, una... Ok? Avete sentito il paperotto stare... Basta. Reclama cibo. Comunque torniamo a noi, prevedo una nottata movimentata col paperotto qua. Comunque, dicevo, poi abbiamo anche queste tendine che sono per l'appunto in pandan con tutti i colori della stanza che sono sul lilla. Poi lampade ultra bellissime perché anche la lampada fa la sua figura e proseguiamo col resto. E... benvenuti nella mia cucina di una nuvola di zucchero. Allora abbiamo il lavello, le piastre, qui sotto abbiamo anche il frigo e qui abbiamo tutte le stoviglie con la caffettiera, le tazze da caffè, i calici, vedo anche un bollitore con le buste da tè e i piatti. Un saluto dal frigor. Flashback. End of flashback. Ebbene, dentro al frigor troviamo una mezza naturale, una mezza gas,
tè al limone, Coca-Cola e una bottiglia di spumante. I salatini non possono mai mancare. E anche una confezione di crispy. Letto in pandan, tutto lilla, con il piumoncino lilla. Una vera comodità. Andiamo a vedere il bagno. Ciao mondo di YouTube! Allora, qui davanti abbiamo il lavabo, sulla sinistra abbiamo l'asciugamanino, poi c'è il phon, il sapone per le mani, ok? Questa è l'anticamera praticamente, dove c'è il lavabo e lo specchio con la luce, e qui sulla destra abbiamo proprio la toilette. Ebbene, il Travel Week procede e va alla stragrandissima. Come vi dicevo prima, la giornata è stata ultra clemente con noi, quindi super top. Adesso sono le 4 del pomeriggio, non vedo l'ora che arrivi ora di cena, perché mi sa che stasera mi mangio anche le gambe del tavolo. Comunque, detto questo, ho il piacere di rilasciarvi qualche informazione in più in merito a Valeggio sul Mincio. Per appunto, Valeggio sul Mincio nasce tra le colline moreniche a cavallo tra due regioni ed è un paese che per memoria, lingua e tradizione appartiene alla cultura lombardo-veneta. Altra piccola postilla, vi dico che a Valeggio sul Mincio è nata una famosissima cantante italiana. E chi sarà mai? Ivana Spagna! Raga, questo è il weekend dei vizi. Ci siamo fatti portare l'aperitivo in stanza. Ora ve lo faccio vedere. Abbiamo preso un tagliere di formaggi con miele, marmellata e mostarda, mega toast. Lì abbiamo una crepa alla Nutella. Poi abbiamo tagliere di salumi affettati. La mia rosellina che mi ha fatto trovare mio marito in stanza come surprise. Spumante, e dietro abbiamo le due lattine di Coca-Cola. Ora noi facciamo l'aperitivo. A dopo! Aperitivo terminato, ora sono le 7 e ci aspetta la cena. Spengo tutte le luci e si va. La nostra cena ha inizio, si parte con un antipasto di stracciatella e verdure, dopodiché si parte col primo. Buon appetito! Come primo ci sbaffiamo tortellini in brodo, tortellini nodo d'amore. Vabbè, che ve lo dico qua! Siamo alla resa dei conti con il dolce. Io ho preso una panna cotta immersa nel caramello, invece il mio gentil consorte ciaone vabbè, ha preso la sbrisolona con siroppata, sì, con un po' di mercanzia. No, l'altro che mercanzia. Qua va bene. Fa passare delle belle notti, indigestivo. È un digestivo. Vabbè. Ciao. Zuccherini del bel corazon.
cena andata. Avete visto che bello il ponte con dietro il bourguette visto di sera? Meraviglioso, stupenderrimo direi. Cena super top, tutto cibo, super topperia. Adesso sapete che cosa facciamo? Si torna in stanza. Zuccherini, allora ci siamo visti sul ponte prima, dove si vede dietro di me tutto il borgo. E niente, Se romantique. Vabbè, comunque dicevo, adesso ci si fa una doccia super calda, ci mettiamo il pigiamone e si va a ninne. E ci vediamo domani con un altro vlog. Ciao! Ciao, zuccherini!